Buongiorno a tutti, buongiorno. È il turno di un libro al quale sono particolarmente affezionato. Si tratta del Nessuno ha mai visto decadere l'atomo di idrogeno di Dario Pontuale, pubblicato inizialmente da Bordeaux e recentemente ripubblicato da Edizione Carta Canta con la postfazione di Sandro Bonvissuto. Sandro Bonvissuto, se non erro, è un autore in Audi. Allora, Dario Pontuale, chi è Dario Pontuale? Beh, innanzitutto lui è un professionista, nel senso che è un critico letterario, bibliotecario, un giovane, nel 78. Ha pubblicato diversi romanzi, La biblioteca delle idee morte, nel 2007, L'irreversibilità dell'uovo sodo, del 2009, Nessuno ha mai visto l'atomo di idrogeno, inizialmente nel 2012, poi ripubblicato nel 2018, Certi ricordi non tornano, nel 2018, e poi Il racconto, I dannati della San Giorgio, del 2015. È autore delle raccolte di saggi Chuck si legge, del 2016, Una tranquilla repubblica libresca, 2017, della biografia critica Il baule di Conrad, del 2015, che è stato tradotto anche in Francia, e della monografia critica La Roma di Pasolini, del 2017. Ha curato edizioni di Flaubert, di Maupassant, Zola, Musil, Stevenson, Melville, Conrad, Svevo, Salgari, Tolstoi, Pushkin, Chekhov, cofondatore della rivista letteraria Passaporto Nansen, e collabora con la rivista salgariana Il Corsaro Nero. Ha un sito web www.stradariopontuale.com. Bene, di che si tratta questo libro? Dalla postfazione di Sandro Bonvissuto ho estrapolato alcune righe che rappresentano molto bene questo libro. Il fantastico, l'assurdo, l'idealismo stesso non ci sono, eppure restano movimenti fondamentali per la salute emotiva dell'uomo, cose inesistenti che sanno però nutrire la sua dimensione spirituale. Perché si deve avere un'alternativa alla realtà? Un luogo altro, segreto, nel quale sviluppare ogni salvezza senza che questa sia esposta alle regole e alle pesantezze dell'esistere. L'uomo insieme è il luogo dei ricordi e delle speranze, contiene nello stesso presente sia il passato che il futuro, ciò che è accaduto e che si è determinato per sempre e ciò che non è ancora stato e che forse non sarà mai, fatuità e miraggio. Una soluzione ci sarebbe, perché l'incredibile illude e racconta ogni giorno di nuovo e per sempre se stesso. Ma quando lo fa, non c'è più nessuno disposto a credergli. Complimenti per questo passaggio, devo dire, è estremamente profondo. Come inizia quel libro? Inizia con un prologo. L'importanza di un prologo decoroso. Ho sempre preso tutto molto seriamente, tranne la vita, o forse il contrario. Come inizio non sembra male, in CV buono, non ottimo, rispondente o quasi ai tre parametri indispensabili per una dignitosa apertura: sintesi, efficacia, originalità. Ho faticato per trovarne uno decente, tanto quanto avere una storia interessante da raccontare. Non che abbia la vena di narratore, anzi, ma quanto accaduto necessita, se non altro, di una redazione, di una sorta di diario che ordini avvenimenti, persone, luoghi. Dicevo che gli inizi sono decisivi non soltanto nei libri. Se attraenti conferiscono rispettabilità al testo, se accattivanti cautelano, almeno per qualche pagina, la pazienza del lettore. Quando capolavori, viceversa, garantiscono l'immortalità all'opera. A lungo mi sono coricato di buon'ora del sibillino Proust. Tutte le famiglie felici si somigliano, ogni famiglia infelice invece disgraziata, a modo suo, del profetico Tolstoi. Oppure canta mio diva del pelide Achille, lira funesta che infinite addusse lutti agli Achei, dell'epico Omero. Con inizi del genere, chi non avrebbe interesse a proseguire, a saperne di più? Ecco spiegato lo sforzo per trovare un incipit decoroso da proporre ai lettori. Occorre in ogni caso un ulteriore chiarimento. La vicenda di cui verrete a conoscenza è, per quanto assurda, reale. Non userò lo stratagemma manzoniano del ritrovamento di un antico manoscritto per addebitare ad altri le mie responsabilità.
Al contrario, queste righe serviranno per ordinare la serie di incredibili episodi succedutisi recentemente. Voglio leggere un passaggio di un capitolo che è più o meno a metà romanzo, secondo me è uno dei passaggi più belli della narrativa contemporanea italiana. Immaginate che siamo sul tetto di una casa, è notte, si avvicina il temporale, c'è un uomo di mezza età con un impermeabile e un uomo più giovane che lo accompagna. Quello di mezza età si chiama Anzano. Anzano ha fissato la macchina fotografica sul cavalletto e tenta di fotografare i fulmini. Ne ha catturati molti? Nessuno, regolando l'altezza del cavalletto. Migliaia di foto buie. Pertanto preferisce non chiedermene il motivo? Mancavo di coraggio, sincero, prendendo il vento in faccia. Non si preoccupi, non è il primo e non sarà l'ultimo, cambiando rullino. Vede, questi sono fallimenti di un istante, costano la fatica di un dito e il prezzo di pochi centimetri di pellicola. Principalmente offrono un riscatto a breve, cosa che la vita rifiuta. Si spendono giorni, mesi, anni in qualcosa che si sbriciola con nulla, che crolla prima di essere eretto. Dopo, non c'è più tempo, modo, voglia di riprovare. L'essere umano si affanna fino allo spasimo per costruire qualcosa di duraturo. È innocente e connaturale, sebbene sia la propria condanna. Capisce dunque perché cerco di immortalare i fulmini? Provo con sforzo minimo a ottenere il massimo risultato catturandolo infinitamente breve, costringendolo all'eternità. Pausa, facendosi più scuro in volto. Forse non accadrà mai, ma che importa? Quante persone possono sinceramente affermare di avere ottenuto ciò che desideravano nella vita? Nessuno ha mai visto decadere l'atomo di idrogeno di Dario Puntuale, edizione Carta Canta, un libro veramente straordinario. Buona lettura. Arrivederci.